Qual è stato l'impatto del, chiamiamolo, fenomeno coronavirus sull'agenzia qui? Allora, per quanto riguarda il coronavirus, sicuramente all'inizio tante telefonate per avere chiarimenti in merito. Fortunatamente ad oggi, come ho detto anche ad altri colleghi che sono passati prima, annullamenti, non ne ho avuti. Ho, ad oggi, guardando un attimino il nostro portale Viaggiare Sicuri, diciamo che comunque è accessibile a tutti. Fortunatamente per i viaggi che ho in programma, che abbiamo già prenotato, insomma, nell'imminente, non ci sono restrizioni sui paesi dove dovranno andare i clienti, di conseguenza, ribadisco, ad oggi annullamenti non ne ho avuti, per fortuna. Si cerca di parlare, di esporre tranquillamente la situazione e di far stare tranquilli i clienti. Ripeto, la loro preoccupazione sulle telefonate dopo le dovute rassicurazioni e le giuste considerazioni era quella di che si potesse partire, quindi insomma hanno prenotato il viaggio anche tempo fa e di conseguenza per loro annullare sarebbe più una cosa, diciamo, una delusione che non un danno, ecco. Ovviamente ha dato un forte stop a tutte le prenotazioni, ai preventivi che erano magari in corso, quindi la gente aspetta a prenotare, dice vediamo se si sistema la cosa e rientra l'urgenza, l'emergenza, sia per l'Italia che per l'estero. Pochi sono i fiduciosi. E dall'altro lato, un'altra grave conseguenza è che ovviamente ci sono annullamenti di persone che non partono perché gli hanno cancellato il convegno, gli hanno cancellato la mostra, l'incontro, insomma la fiera, e di conseguenza sono costretti ad annullare. Non è una situazione facile, semplice, le informazioni arrivano di ora in ora e quindi noi cerchiamo di, da un lato, tranquillizzare le persone per non creare ulteriore panico, però dall'altro dobbiamo assolutamente dare assistenza e dare l'informazione corretta basandoci sulle fonti ufficiali, che per noi è il sito del nostro Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, con Viaggiare Sicuri, quindi diciamo sempre ai nostri clienti anche di tenere anche loro sempre aggiornati e di guardarlo sempre, insomma, ecco. Grazie mille. Niente.